I rifiuti plastici in mare, frantumati dalle onde, dalle correnti e anche in conseguenza dell'irraggiamento solare, danno origine alle microplastiche, ossia frammenti di dimensioni minori di 5 mm che si distribuiscono sulla superficie del mare, lungo tutta la colonna d'acqua e sul fondo. Per monitorarle si usano delle reti particolari dette manta, che come il pesce omonimo mantengono una bocca aperta in superficie per filtrare l'acqua. Dietro la bocca metallica c'è una rete con maglia da 330 micron, cioè talmente fine da essere circa 15 volte più piccola di un chicco di riso. Questa rete è in grado di catturare tutte le microplastiche che incontra. I microframmenti sono così piccoli che vengono ingeriti dagli organismi marini, come ad esempio i pesci, o vanno ad incastrarsi fra le branchie, creando non pochi problemi all'animale. Trattandosi di oggetti molto piccoli, spesso invisibili ad occhio nudo, l'identificazione avviene al microscopio. L'analisi del frammento è effettuata attraverso uno strumento chiamato spettrofotometro infrarosso, che permette di determinare la tipologia del polimero indagato, fornendo così indicazioni sulla sorgente originaria di quella microplastica.